Paolo, adesso c'è Paolo Grasso, uno dei nostri candidati alla municipalità. Vai Paolo! Buonasera a tutti, mi chiamo Paolo e come... Paolo Grasso, Paolo Grasso. Paolo Grasso, sono uno dei candidati della municipalità e ho fatto un percorso con tutti gli attivisti e ci siamo riuniti ogni settimana per redigere un programma sia per il comune e poi anche per la singola municipalità. Abbiamo calato praticamente questo programma anche sulla singola municipalità e molti pensano che in effetti il Vomero non abbia problemi, ma non è così. Non è così perché in questi anni abbiamo ascoltato molte promesse, promesse che sono state disattese. La raccolta differenziata ha ancora dei valori molto molto bassi. Nella nostra municipalità, che in effetti è una municipalità che possiamo dire da un certo punto di vista un pochino più tranquilla, non si è riusciti mai a fare pianificazione. Non si è pianificato nessun tipo di intervento di manutenzione a livello di caditoie stradali, non siamo riusciti a fare pianificazione per quanto riguarda il rifacimento delle strade. Quei pochi lavori che sono stati fatti, come potete vedere, insomma, sotto le elezioni chiaramente, già presentano praticamente dei danni, a testimonianza del fatto che comunque la qualità di questi lavori è molto scadente ed è sotto gli occhi di tutti. Quindi soldi spesi male. Noi dobbiamo in qualche modo cambiare le cose, dobbiamo crederci, dobbiamo andare avanti e dobbiamo pensare di poter cambiare le cose. Dobbiamo farlo anche per i nostri figli. Dobbiamo farlo per i nostri figli e è una sfida a cui non possiamo, diciamo, non possiamo sottrarci, perché non possiamo lasciare la nostra città per altri 5 anni in mano praticamente a delle persone che non sanno come portarla avanti. Abbiamo un sindaco che è molto accentratore, diciamo, ha tantissime deleghe, quindi questo testimonia, diciamo, anche il fatto che lui non sia in grado, diciamo, di gestire le persone e di gestire correttamente la sua squadra. Quindi dobbiamo dare più fiducia al movimento e dobbiamo portare avanti tutte le nostre battaglie. Grazie a tutti.